Cari amici di Total Photoshop, ma soprattutto cari fans delle immagini in movimento, oggi sono qui per mostrarvi la Nikon One nella versione V1, una mirrorless compatta con pochi tasti, pochi fronzoli, un design quindi minimale che garantisce una semplicità di utilizzo a dir poco stupefacente. Ovviamente mi occuperò delle funzionalità video della macchina, mentre per quanto riguarda le funzionalità fotografiche naturalmente ci sarà Max a illustrarcele, ma vediamo adesso con che dotazione viene fornita la V1. La V1 è commercializzata con un obiettivo 10-30 mm VR1 Nikkor, che è il primo obiettivo zoom generico Nikkor nel nuovo formato CX con un fattore di crop 2,7x. La focale equivalente al formato 35 mm è quindi 27-81 mm. Attivando il tasto on-off e sbloccando l'obiettivo, basta ruotare la ghiera posta sul retro della macchina sulla posizione videocamera. Ora siamo pronti per girare. Premendo il tasto F le opzioni disponibili sono due, filmato HD e rallentatore. Scegliendo HD i formati a disposizione non sono molti, ma possiamo scegliere dal menu selezionando impostazioni filmato tra Full HD 1080-60i, Full HD 1080-30p e HDV 720-60p. Scegliendo invece la modalità rallentatore si attiva una particolare ed interessante modalità di ripresa a 400 frame al secondo con una risoluzione di 600x240 e 1200 frame al secondo con una risoluzione di 320x240 pixel. Come possiamo vedere il risultato è decisamente molto interessante. Ma passiamo dunque alla prova sul campo. Ho provato la V1 con il suo 10-30 di serie, con condizioni di luce molto spinte per quanto riguarda l'esposizione. Il sensore da 10 megapixel ha una qualità dell'immagine e un range dinamico molto buoni. Sia in condizioni di forti zone di ombra e in zone di pieno sole il dettaglio è ottimo. In modalità autofocus continuo a FC l'obiettivo segue abbastanza, ma se vogliamo mantenere il fuoco è opportuno utilizzare i settaggi manuali. Ho provato anche una condizione di ripresa in controluce con riflessi sull'acqua e il risultato non è stato eclatante. Il nostro 10-30 ci restituisce una notevole quantità di aberrazione cromatica proprio in prossimità delle zone sovraesposte ed è invece perfetto nelle panoramiche e nelle inquadrature fisse. La particolarità più succulenta della V1 però sta nel suo accessorio FT1 di serie. Questa particolare ghiera adattatrice ci permette di montare sulla nostra mirrorless tutta la gamma di obiettivi Nikkor. E quindi per tutti coloro che già possiedono una vecchia reflex a pellicola c'è la possibilità di utilizzare anche sulla V1 gli stessi obiettivi con risultati qualitativi sorprendenti. Nell'immagine del cigno il livello di dettagli è impressionante e anche sui primi piani a diaframma molto aperto e ISO bassi il soggetto si stacca dal fondo in maniera perfetta. Ho provato anche qualche macro in studio su piatto girevole con un 35-70 e un 70-200 a diversi ISO e diversi diaframmi e il risultato è sempre stato eccellente. In conclusione, le dimensioni compatte della V1 non devono trarre in inganno perché siamo in grado di realizzare dei video eccellenti di alta qualità già con la dotazione di base. Nonostante il sensore all'inizio mi avesse dato qualche perplessità per le piccole dimensioni, in realtà devo dire che si comporta molto bene. Se poi utilizziamo l'FT1 per montare delle ottiche di livello superiore, è banale dire che la qualità dell'immagine migliora e anche di molto. Per chi possiede una reflex che però non è in grado di realizzare dei video, la Nikon One V1 è sicuramente un'ottima base di partenza.